Non abbiamo paura delle ferite del nostro cuore, perché di lì esce quel sangue e quell'acqua che, come per Gesù, darà la vita. E mi piace l'affermazione di Don Antonio: allora lavorare assai fino a esaurirsi per la Chiesa, per le anime, per Gesù, pregando: Signore, insegnami ad essere un seme. Se farete riferimento a queste cinque immagini e alimenterete il vostro cuore con con queste parole di questo nostro fratello, diacono e prete di questa Chiesa Santa di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo, allora sarete anche voi, saremo anche noi, liberi per che cosa? Per amare concretamente, da diaconi, nella carità e nel celibato che apre in modo universale la nostra corporeità. Liberi per donare concretamente nella povertà che ci fa poveri, per essere degli altri, per servire concretamente nell'obbedienza che ci rende simili al Signore, a Gesù, obbedienti al Padre fino alla morte. Amare, donare e servire costituiranno l'operato delle promesse che tra poco Angelo, Danilo, Giovanni e Nicola emetteranno di fronte al popolo santo di Dio che è qui riunito. Amen.